Buonasera a tutti, carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Ci troviamo per un'altra diretta a riflettere su un bellissimo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè la dichiarazione Dominus Iesus, circa l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. Saluto a tutti voi che siete in diretta. Siamo più di 220, quindi vi chiedo di condividere questa diretta per coinvolgere tutti i vostri amici. Saluto dunque Maria Lombardo, Antonio De Santis, Caterina Pietro, Rosa Di Palma, Lorena Mosca, Claudia Quinto, Vice Favaro, Rosa De Rosa, Veronica Ippolito, Patrizia Sellitti, Patrizia Moxedano, Antonella Bella, Anna Rita Spano, Rossella Russo, Francesco Fratello, Rosalba Sidoti, Reparata di Camillis, Carla Gambula, Grazia Antonelli, Marinella Capponi, Domenico Morabito, Anna Rita Mameli, Stella Maris, Rosa Di Palma, Silvana Vizzari, Sergio e Rita Iacovelli, Domenico Capomolla, Caterina Pietro, Gerlando Davino, Dani Bielli, Gianni e Anna Rita Bruno, Alessandra Paolini, Reparata di Camillis, Patti Patrizia, Patrizia Bucci, Paola De Luna, Valentina Paolillo, Fiorina Salerno, Rosa Di Palma, Roberta Cerasa, Patrizia Raccuglia, Alba Goi e tutti voi che siete in diretta. Ecco, siamo circa 230, bene, possiamo iniziare questa diretta. Perché vogliamo leggere questo documento della Congregazione della Dottrina della Fede, voluto anche da San Giovanni Paolo II? Perché stiamo vivendo un tempo di grande confusione spirituale e anche morale, come dice la Regina della Pace di Anguera, ma come dicono anche tanti prelati, cardinali e vescovi della Chiesa Cattolica. Siamo in un momento molto difficile per la Chiesa, perché c'è una grave crisi all'interno della Chiesa, che è quella già annunciata da San Giovanni Paolo II e, come sappiamo, anche da tanti messaggi della Madonna in grandi apparizioni, come ad esempio l'apparizione di Fatima, cioè sta dilagando sempre più nella Chiesa Cattolica l'apostasia. Che cos'è l'apostasia? L'apostasia è la cosa più grave che ci possa essere, cioè la perdita della fede in Gesù Cristo, figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, rivelatore del volto del Padre e di tutta la Santissima Trinità. Dio è uno e trino, e nel volto di Cristo si manifesta tutta la sua azione salvifica e la sua potenza di amore. Al di fuori di Cristo non c'è altro nome, né i cieli, sulla terra e sottoterra, nel quale possiamo essere salvati. Ecco allora che Dominus Iesus, il Signore Gesù, questo è il titolo del documento. Il Signore Gesù è la nostra salvezza, il Signore Gesù è la nostra speranza, il Signore Gesù è la nostra forza, il Signore Gesù è la nostra luce, il Signore Gesù è il nostro Salvatore, è colui che ha sacrificato la vita per ciascuno di noi e per l'intera umanità. E Gesù vive nella sua Chiesa. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, non è una semplice istituzione umana, ma è la presenza di Cristo nel mondo che agisce ed opera affinché tutti gli uomini possano conoscere il vero volto di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e che vuole che tutti gli uomini alla fine della vita terrena possano partecipare alla vita eterna. Bene, allora andiamo a leggere questo bellissimo documento. Leggiamo il capitolo 2. Il Logos incarnato e lo Spirito Santo nell'opera di salvezza. Leggiamo e commentiamo, e poi alla fine leggerò anche i vostri commenti e cercherò di rispondere a mia volta. Nella riflessione teologica contemporanea, dice il documento, spesso emerge un approccio a Gesù di Nazaret considerato come una figura storica particolare, finita, rivelatrice del divino in misura non esclusiva.
ma complementare ad altre presenze rivelatrici e salvifiche. L'infinito, l'assoluto, il mistero ultimo di Dio si manifesterebbe così all'umanità in tanti modi e in tante figure storiche. Gesù di Nazareth sarebbe una di esse. Più concretamente, egli sarebbe per alcuni uno dei tanti volti che il Logos avrebbe assunto nel corso del tempo per comunicare salvificamente con tutta l'umanità. Ecco, questa è una posizione che oggi purtroppo c'è nella mente di tanti teologi anche, e purtroppo anche di alcuni pastori, cioè che Gesù non sarebbe l'unico salvatore del mondo, che Dio si sarebbe manifestato durante l'arco dei secoli anche attraverso altre figure storiche. Potremmo citarne qualcuna, ad esempio il Buddha, oppure attraverso l'Islam, con Maometto che sarebbe il profeta di Allah, quindi un autentico profeta, oppure in altre tradizioni religiose come ad esempio l'induismo, e potremmo continuare. Questo documento invece tiene a precisare che non c'è altra manifestazione piena di Dio nel mondo se non quella in Gesù Cristo, perché Gesù è il Logos, cioè il Verbo che si è fatto carne. Al di fuori di lui non c'è salvezza, tant'è che Gesù stesso ha affermato con forza: tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Perché sono ladri e briganti? Tutti quelli che hanno voluto assumere delle posizioni di assolutezza, delle posizioni divine, perché lui è l'unico Dio. E quindi gli altri hanno rubato quello che spettava unicamente al Cristo di Dio, cioè al Verbo che si è fatto carne, vero Dio e vero uomo. Inoltre, per giustificare da una parte l'universalità della salvezza cristiana e dall'altra il fatto del pluralismo religioso, viene proposta una economia del Verbo eterno valida anche al di fuori della Chiesa e senza rapporto con essa. E una economia del Verbo incarnato. La prima avrebbe un plusvalore di universalità rispetto alla seconda, limitata ai soli cristiani, anche se in essa la presenza di Dio sarebbe più piena. Ecco, cosa vuol dire questo brano che abbiamo letto? Che alcuni sostengono che il Verbo di Dio, cioè la parola di Dio, non si sarebbe rivelata completamente, totalmente, soltanto nel Cristo Gesù, ma si sarebbe rivelata in modo non incarnato attraverso altre tradizioni religiose. E questa, diciamo così, rivelazione sarebbe una rivelazione più universale rispetto di quella che è avvenuta nel cristianesimo e che noi conosciamo attraverso appunto il Vangelo. Questo è falso. Questo è totalmente falso ed è veramente una posizione diabolica, satanica, come se Dio potesse portare avanti due piani di salvezza. E quindi uno è per i cristiani e l'altro piano è per i non cristiani, per coloro che appartengono ad altre tradizioni religiose. Falso, assolutamente. Dio ha un unico piano di salvezza e questo piano lo realizza in modo assoluto nel Figlio suo Gesù Cristo e lo porta avanti durante l'arco dei secoli attraverso la rivelazione che fa di sé prima ad Abramo nell'Antico Testamento e attraverso gli altri patriarchi, poi proseguendo attraverso i profeti, poi attraverso anche i sapienti, per giungere, quando è la pienezza dei tempi, a manifestarsi direttamente Dio stesso nell'uomo Cristo Gesù. Il Verbo assume in sé la natura umana, parla con parole umane manifestando la volontà divina, la volontà del Padre. E dunque in lui c'è la presenza di Dio, tutta la pienezza della divinità abita corporalmente in Cristo Gesù. E c'è un unico piano di salvezza del Padre per l'intera umanità, di tutti i tempi, passati, presenti e futuri. Queste tesi contrastano profondamente con la fede cristiana. Deve essere infatti fermamente creduta la dottrina di fede che proclama che Gesù di Nazareth, figlio di Maria, e solamente lui,
e il Figlio è il Verbo del Padre, il Verbo che era in principio presso Dio e lo stesso che si è fatto carne. In Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Egli è il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, il suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione. Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Ecco dunque, come vediamo, la parola di Dio del Nuovo Testamento afferma con chiarezza che non c'è un altro piano di salvezza da parte del Padre se non quello che si opera e si realizza attraverso il Figlio, attraverso l'unigenito che si è fatto uomo, che si è fatto carne, che si è manifestato nelle sembianze e nella vita dell'uomo Cristo Gesù per essere punto di riferimento di salvezza per l'intero genere umano. Fedele alla Sacra Scrittura e rifutando interpretazioni erronee e riduttive, il primo concilio di Nicea definì solennemente la propria fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, generato unigenito dal Padre, cioè della sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, consostanziale al Padre, per mezzo del quale sono state create tutte le cose, in cielo e in terra. Egli, per noi uomini e per la nostra salvezza, è disceso e si è incarnato, si è fatto uomo, ha patito ed è risorto il terzo giorno, è risalito al cielo e verrà a giudicare i vivi e i morti. Seguendo gli insegnamenti dei padri, anche il Concilio di Calcedonia professò che l'unico e identico Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, è Egli stesso perfetto in divinità e perfetto in umanità. Dio veramente e uomo veramente, consostanziale al Padre, secondo la divinità, e consostanziale a noi, secondo l'umanità. Generato dal Padre prima dei secoli, secondo la divinità, e negli ultimi giorni Egli stesso per noi e per la nostra salvezza, da Maria, la Vergine Madre di Dio, secondo l'umanità. Dunque in Gesù abbiamo una persona, che è la persona divina, la persona del Verbo di Dio, e due nature, la natura divina e la natura umana. La natura divina perfetta in se stessa, la natura umana perfetta in se stessa. E dunque abbiamo una volontà divina e una volontà umana, l'anima umana e abbiamo il corpo umano. E dunque il Verbo si incarna in una natura umana perfettamente realizzata, in tutte le sue componenti, spirituali e fisiche. Dunque la persona del Figlio di Dio vive nell'uomo Cristo Gesù, la persona dell'unigenito del Padre, cioè dell'unico generato dal Padre, prima di tutti i secoli, si incarna in Gesù Cristo e parla con parole umane e vive una vita umana per ricondurre tutta l'umanità alla piena comunione con il Padre. Per questo il Concilio Vaticano II afferma che Cristo, nuovo Adamo, immagine dell'invisibile Dio, è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato. Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente, ci ha meritato la vita e in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra di noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato, così che ognuno di noi può dire con l'Apostolo: il Figlio di Dio ha amato me e ha sacrificato se stesso per me. E questa è l'esperienza che dovremmo fare tutti noi, cioè dovremmo sentirci amati personalmente dal Padre Celeste nel Figlio suo Gesù Cristo e, sentendo nel nostro cuore la ferita del suo amore, poi amare il nostro Dio con tutto noi stessi e professare la fede in questo unigenito del Padre che è venuto a sacrificare la sua vita per salvarci dal peccato, dal demonio e dalla morte. Quindi abbiamo ascoltato anche che ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato, perché il peccato è stata l'opera più nefasta che il diavolo, attraverso i progenitori, ha portato nel mondo. Questo è bene chiarirlo
perché ci sono alcuni che oggi mettono in dubbio sia l'esistenza del diavolo, sia il peccato originale, sia la stessa esistenza dei progenitori, Adamo ed Eva. Alcuni affermano che Adamo ed Eva sono soltanto dei simboli di tutta l'umanità, che non c'è una coppia iniziale da cui è scaturita l'umanità, ma che c'è stata un'evoluzione magari da qualche altra specie, come alcuni affermano dalle scimmie, e poi pian piano da questo ceppo originario è venuta fuori l'umanità. Falso. Il documento di Pio XII, Humani Generis, afferma con chiarezza che l'umanità deriva da un primo uomo e da una prima donna, cioè da Adamo ed Eva, e che all'origine c'è stato un peccato compiuto da questi progenitori che poi si è diffuso per generazione a tutta l'umanità, non per imitazione, ma per generazione. Noi nasciamo nel peccato originale, che è, diciamo, la ferita lasciata in noi dai progenitori. E quindi questo peccato originale va cancellato. E come viene cancellato? Da Gesù, che incarnandosi nell'uomo Gesù di Nazareth, il Verbo che si incarna nell'uomo Gesù di Nazareth, riporta l'umanità alla comunione con il Padre, la sua umanità, l'umanità di Cristo, e poi attraverso il suo sacrificio in qualche modo sprigiona la potenza dello Spirito Santo che è dentro di lui e la comunica a tutti coloro che credono nel suo nome e che si fanno battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In questo modo l'uomo viene reso partecipe del mistero di salvezza e quindi ritorna nella piena comunione con il Padre. Dunque, questo è ciò che ha compiuto Cristo: ci ha liberati dalla schiavitù del diavolo e del peccato e ci ha orientati verso il regno eterno del Padre, donandoci già fin da ora la comunione con Lui nella potenza dello Spirito Santo. A tale riguardo, Giovanni Paolo II ha esplicitamente dichiarato: è contrario alla fede cristiana introdurre una qualsiasi separazione tra il Verbo e Gesù Cristo. Gesù è il Verbo incarnato, persona una e indivisibile. Cristo non è altro che Gesù di Nazareth, e questi è il Verbo di Dio fatto uomo per la salvezza di tutti, mentre andiamo scoprendo e valorizzando i doni di ogni genere, soprattutto le ricchezze spirituali che Dio ha elargito a ogni popolo, non possiamo disgiungerli da Gesù Cristo, il quale sta al centro del piano divino di salvezza. Abbiamo detto che anche in altre tradizioni religiose, in altri popoli, ci possono essere delle scintille di verità, delle cose buone, perché l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio e il peccato originale non ha distrutto questa natura umana fatta a immagine e somiglianza di Dio. E il Verbo di Dio in qualche modo ha cercato di seminare lungo l'arco dei secoli qualche scintilla di verità nel cuore di tutti gli uomini. I padri della Chiesa chiamavano queste scintille di luce, di verità, nella mente e nel cuore degli uomini, i semina verbi, i semi del Verbo. Ma la pienezza, lo splendore della luce, lo splendore della verità, veritatis splendor, si è manifestata unicamente in Cristo Gesù, il quale ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Dunque non possiamo fare a meno di Gesù per conoscere tutta la verità e per camminare nella luce, per giungere al regno della luce. Chi è senza Cristo cammina nelle tenebre e va verso il regno della tenebra. E c'è bisogno sempre di Lui per ricondurre l'umanità sulla via della luce, sulla via della pace, sulla via della salvezza eterna. Continua il documento Dominus Iesus: è pure contrario alla fede cattolica introdurre una separazione tra l'azione salvifica del Logos in quanto tale e quella del Verbo fatto carne, quasi come se fossero due entità diverse, no? Separate. Il Logos spirituale e il Verbo incarnato, come se potessero portare avanti due azioni salvifiche diverse. Con l'incarnazione, tutte le azioni salvifiche del Verbo di Dio si fanno sempre in unità con la natura umana che Egli ha assunto per la salvezza di tutti gli uomini.
L'unico soggetto che opera nelle due nature, umana e divina, è l'unica persona del Verbo. Ecco, come dicevo prima, dunque, l'azione di Dio si svolge in epoche diverse, ma è unitaria. Il Verbo fatto carne è lo stesso Verbo attraverso il quale il Padre ha creato l'universo. Ricordate quello che dice l'Apostolo Giovanni nel suo prologo: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, e il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Per mezzo di Lui tutto è stato creato, e niente è stato creato senza di Lui. Dunque, il Verbo eterno, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è incarnato nell'uomo Cristo Gesù. E dunque vi è un piano unitario di salvezza che già fin dalle origini il Padre ha pensato per tutta l'umanità. Lo attesta San Paolo in un bellissimo inno quando dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Dunque, l'umanità è benedetta, pensata, amata, voluta, creata in Lui, nel Verbo di Dio, per essere santi e immacolati un giorno nella gloria di Dio al suo cospetto nell'amore, nell'amore eterno che Dio stesso è. Pertanto non è compatibile con la dottrina della Chiesa la teoria che attribuisce un'attività salvifica al Logos come tale nella sua divinità, che si eserciterebbe oltre e al di là dell'umanità di Cristo, anche dopo l'incarnazione. E vi ricordo quelle belle parole che dice Santa Teresa d'Avila, cioè: noi non possiamo conoscere Dio se non attraverso la santa umanità di Gesù. Noi non possiamo conoscere Dio se non attraverso la santa umanità di Gesù. Tant'è che Gesù stesso ha detto: chi vede me, vede il Padre. Chi vede me, vede il Padre. Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi hai conosciuto? Chi vede me, vede il Padre. E c'è una bella lettera che si intitola Aurietis Aquas sul Sacro Cuore di Gesù, lettera enciclica che afferma: il cuore di Cristo è il volto di Dio. Dunque, contemplare il cuore di Cristo che è qui alle mie spalle vuol dire contemplare il volto del Padre. E qual è questo volto del Padre? Lo afferma San Giovanni nella prima lettera: Dio è amore. Chi ama ha conosciuto Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dunque, nel volto di Cristo e nel cuore di Cristo noi contempliamo il volto del Padre e il suo cuore eterno di amore. Similmente, deve essere fermamente creduta la dottrina della fede circa l'unicità dell'economia salvifica voluta da Dio uno e trino, alla cui fonte e al cui centro c'è il mistero dell'incarnazione del Verbo, mediatore della grazia divina sul piano della creazione e della redenzione. Dunque il Verbo eterno è mediatore, cioè attraverso di lui ci giunge la grazia divina sul piano della creazione e della redenzione. Tutto si svolge intorno alla figura di Cristo Gesù, che non è separabile dal Verbo non incarnato, perché è sempre il Logos eterno di Dio che si è fatto uomo. Dunque, in Lui viene ricapitolata ogni cosa, diventato per noi Gesù sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Infatti, il mistero di Cristo ha una sua intrinseca unità che si estende alla elezione eterna in Dio, alla parusia, cioè alla manifestazione gloriosa alla fine del mondo.
In lui il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo, come vi citavo prima, e che il documento lo cita, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà. Poiché quelli che egli, il Padre, da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati. Questa è la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, versetti 29-30. Ecco, dunque, non possiamo prescindere noi da Gesù, sia per conoscere il volto di Dio, sia per poterci salvare, sia per poter comprendere il vero mistero di tutta l'umanità, la quale è creata in Cristo Gesù. Tant'è che la Dei Verbum, questo documento del Concilio Vaticano II, dice che Cristo Gesù non soltanto rivela Dio all'uomo, ma l'uomo a se stesso. Dunque, attraverso Cristo noi conosciamo il Padre Celeste, ma anche chi siamo noi. Il mistero di Gesù rivela il mistero della nostra vita, perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio e siamo creati nel Verbo che si farà carne, nel Verbo che diventerà l'uomo Cristo Gesù. E quindi Gesù ci rivela chi noi siamo, cioè figli di Dio, figli nel Figlio, oppure, prima di essere battezzati, creature a immagine e somiglianza di Dio, chiamate ed elette a diventare partecipi della figliolanza divina. Il Magistero della Chiesa, fedele alla rivelazione divina, ribadisce che Gesù Cristo è il Mediatore e il Redentore universale, il Verbo di Dio per mezzo del quale tutto è stato creato, è diventato Egli stesso carne, per operare Lui, l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale. Il Signore è colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti. Questa mediazione salvifica implica anche l'unicità del sacrificio redentore di Cristo, sommo ed eterno sacerdote. Ecco allora, in Lui siamo creati, in Lui siamo salvati, in Lui vi è l'unicità del sacrificio redentore. Noi siamo salvati attraverso l'incarnazione, la vita, l'insegnamento, ma principalmente la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Tant'è che l'Apostolo Pietro affermerà con chiarezza: non a prezzo di oro e argento siete stati comprati, ma con il sangue prezioso di Cristo. Non a prezzo di oro e di argento siete stati comprati, ma con il sangue prezioso di Cristo. E questo ci dovrebbe far riflettere, carissimi fratelli e sorelle, tutti i giorni, quanto vale la nostra vita davanti a Dio Padre. Vale il sangue del Figlio Unigenito. Tant'è che l'Apostolo Giovanni affermerà nel suo Vangelo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio Unigenito, affinché chiunque creda in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dunque Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio Unigenito. Da una parte abbiamo il mondo, dall'altra parte il Figlio Unigenito. Cioè Dio ci ama come ama il Figlio. Per questo dà il Figlio per la salvezza del mondo. Ma da noi cosa si aspetta Dio? Affinché chiunque creda in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Si aspetta la fede, cioè l'apertura del cuore a questo grande mistero di salvezza. E chi non si apre alla fede non può salvarsi. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi, carissimi fratelli e sorelle, è la grande tristezza del nostro tempo, di vedere come moltissimi, specialmente tra i giovani, ma anche tra gli adulti, stanno perdendo la fede, stanno rifiutando Gesù Cristo, stanno camminando verso un abisso senza fine.
stanno scegliendo Satana come loro Dio, che gli dà i beni di questo mondo, anche se in modo nascosto, ma è lui che propone sempre lo stesso progetto, fin dai progenitori, cioè rinunciare a Dio, farsi come Dio, appropriarsi delle cose materiali, godere di queste cose pensando di poter trovare la felicità. E invece non c'è felicità in queste cose. L'unica felicità, il cuore dell'uomo, la trova in Dio. Così come affermava Sant'Agostino, ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Il nostro cuore oggi può riposare in Dio soltanto incontrando Cristo Gesù, vivendo nella fede in Lui, accogliendo la sua grazia santificante, sforzandosi di mettere in pratica i suoi comandamenti, nutrendosi del suo corpo e del suo sangue, obbedendo alla sua parola e al suo santo insegnamento e camminando con la speranza della vita eterna, in comunione di amore con i fratelli. Questo è il mistero di salvezza. Chi lo rifiuta si danna. C'è anche chi prospetta, continua il documento, l'ipotesi di una economia dello Spirito Santo, con un carattere più universale di quello del Verbo incarnato, crocifisso e risorto. Dunque lo Spirito Santo che agirebbe al di là del Verbo incarnato in una sua autonomia. Anche questa affermazione è contraria alla fede cattolica, che invece considera l'incarnazione salvifica del Verbo come evento trinitario. Come dicevo prima, nel Nuovo Testamento il mistero di Gesù, Verbo incarnato, costituisce il luogo della presenza dello Spirito Santo e il principio della sua effusione all'umanità, non solo nei tempi messianici, ma anche in quelli antecedenti alla sua venuta nella storia e fino alla fine del mondo. Cioè lo Spirito Santo, il Padre lo darà sempre attraverso il Figlio e nel Figlio, e il Figlio può dare lo Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Dunque, non possiamo noi separare lo Spirito Santo da Gesù né dal Padre Celeste, perché la Santissima Trinità opera ed agisce sempre in una perfetta consonanza e comunione. Il Padre e il Figlio comunicano lo Spirito Santo al cuore dell'uomo, così da santificarlo, da riunificarlo alla loro divina eternità, per mezzo dell'amore che è lo stesso Spirito. E in questo modo la nostra esistenza terrena incomincia ad assaporare qualcosa della vita eterna. Tant'è che Gesù dirà: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi ha già fin da ora la vita eterna. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Di essi oggi è il regno dei cieli. Quindi noi possiamo già fin da oggi partecipare qualcosa di quello che sarà il regno dei cieli glorioso, alla presenza del Padre, del Figlio e nella piena comunione dello Spirito Santo. C'è anche chi prospetta l'ipotesi di un'economia dello Spirito Santo. Appunto, l'economia dello Spirito Santo non può essere al di fuori dell'azione salvifica che Dio compie attraverso il Verbo di Dio che si è fatto uomo in Cristo Gesù. Il Concilio Vaticano II, continua il documento, ha richiamato la coscienza di fede della Chiesa questa verità fondamentale nell'esporre il piano salvifico del Padre riguardo a tutta l'umanità. Il Concilio connette strettamente, sin dagli inizi, il mistero di Cristo con quello dello Spirito. Tutta l'opera di edificazione della Chiesa da parte di Gesù Cristo capo nel corso dei secoli è vista come una realizzazione che egli fa in comunione col suo Spirito. È chiaro, perché non potrebbe lo Spirito Santo agire al di là del Padre e al di là del Figlio, né il Cristo agire senza lo Spirito, perché il Figlio è generato dal Padre nella potenza dello Spirito Santo amore, e il Figlio
rimane legato al Padre sempre nello stesso spirito di amore. E fin dall'origine della creazione lo Spirito aleggia sulle acque e la parola di Dio per mezzo della quale il Padre crea l'universo e ricolma dello Spirito Santo. Tant'è che Gesù stesso dirà poi: le mie parole sono spirito e vita. Lo spirito di verità che il Padre vi darà vi condurrà alla verità tutta intera, ma questa verità tutta intera è nella persona del Figlio di Dio in Cristo Gesù, il quale ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Dunque il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo agiscono sempre in piena consonanza e comunione in tutta l'opera della creazione, della redenzione, della glorificazione. Inoltre, l'azione salvifica di Gesù Cristo con e per il suo Spirito si estende oltre i confini visibili della Chiesa a tutta l'umanità. Parlando del mistero pasquale, nel quale Cristo già ora associa a sé vitalmente nello Spirito il credente e gli dona la speranza della risurrezione, il Concilio afferma: e ciò non vale solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo infatti è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto nel modo che Dio conosce col mistero pasquale, ma non al di fuori di Gesù. Quindi lo Spirito di Cristo agisce oggi su tutta l'umanità, nei cuori di ogni uomo. Perché? Perché l'uomo possa aprirsi all'annuncio della parola salvifica del Vangelo e possa conoscere veramente il volto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così essere innestato per la fede e attraverso il battesimo al corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Quindi tutti gli uomini sono chiamati a diventare partecipi del mistero della Chiesa, la quale è cattolica. Cosa vuol dire cattolica? Universale. La Chiesa è aperta ad accogliere tutti gli uomini, ed è questo anche quello che Gesù ha voluto manifestare con la pesca miracolosa che abbiamo letto in questi giorni nel Vangelo, quando dirà all'Apostolo Pietro: prendi il largo e getta le reti. E San Pietro dirà: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E avendolo fatto, presero una grande quantità di pesci che le reti quasi si rompevano e riempirono le barche fino quasi a farle affondare. Ecco, questa pesca miracolosa sarebbe stato il simbolo di questa rete che è la parola di Dio, che gli apostoli avrebbero gettati nel mare dell'umanità per accogliere tutte le anime. È chiaro quindi il legame tra il mistero salvifico del Verbo incarnato e quello dello Spirito, che non fa che attuare l'influsso salvifico del Figlio fatto uomo nella vita di tutti gli uomini, chiamati da Dio ad un'unica meta, sia che abbiano preceduto storicamente il Verbo fatto uomo, sia che vivano dopo la sua venuta nella storia. Di tutti loro è animatore lo Spirito del Padre, che il Figlio dell'uomo dona liberamente. Dunque lo Spirito Santo ha sempre agito nel cuore degli uomini per condurli alla pienezza della rivelazione nel volto di Cristo e per renderli partecipi del suo mistero di salvezza. Tant'è che i patriarchi e tutti gli uomini giusti che ci sono stati prima di Cristo hanno dovuto attendere la venuta di Cristo, il quale discese agli inferi e liberò tutte le anime da questo Sheol, il termine ebraico, no? Gli inferi, che era un luogo di attesa, non era neanche il purgatorio. Lo Sheol era un luogo dove le anime erano in attesa della venuta del Redentore. Ed ecco che Cristo, con la sua incarnazione, con la sua morte, con la sua resurrezione, discendendo agli inferi, porta il suo mistero di salvezza a quelle anime che erano venute prima di lui, che erano nate prima di lui, e così le libera e le conduce al luogo che spetta, cioè apre il paradiso, oppure, purtroppo per quelli che hanno vissuto in stato di peccato mortale, la possibilità della dannazione eterna. Per questo il recente Magistero della Chiesa ha richiamato con fermezza
e chiarezza la verità di un'unica economia divina. La presenza e l'attività dello spirito non toccano solo gli individui, ma anche la società e la storia, i popoli, le culture, le religioni. Ricordate le splendide parole con cui San Giovanni Paolo II ha aperto il suo pontificato: aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Egli non toglie nulla. Aprite i sistemi economici, gli stati, cioè tutte le realtà umane, non vengono in qualche modo sminuite dalla presenza di Cristo e del suo Vangelo, ma vengono esaltate, vengono valorizzate, vengono perfezionate. Ecco allora questo annuncio: aprite, spalancate le porte a Cristo, perché l'uomo è fatto proprio per incontrare Cristo. Egli sa cosa è nell'uomo, solo lui lo sa, perché Gesù ha creato il cuore dell'uomo nella volontà del Padre e nella potenza dello Spirito Santo. Dunque, il Cristo risorto opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito. È ancora lo Spirito che sparge i semi del Verbo, di cui parlavamo prima, presenti nei riti e nelle culture, e li prepara a maturare in Cristo. Pur riconoscendo la funzione storico-salvifica dello Spirito in tutto l'universo e nell'intera storia dell'umanità, esso tuttavia ribadisce: questo Spirito è lo stesso che ha operato nell'incarnazione, nella vita, nella morte e nella risurrezione di Gesù, e opera nella Chiesa. Dunque lo Spirito Santo è all'opera in ogni istante, tant'è che Gesù stesso ha detto: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Gesù è sempre all'opera nella potenza dello Spirito Santo, e dunque il Padre nel Figlio è all'opera sempre nello Spirito Santo. Ed è lo Spirito che agisce nel cuore degli uomini invisibilmente per illuminarli e per condurli gradualmente alla conoscenza piena della verità, perché accogliendo il mistero di Cristo nella fede si possano salvare eternamente. Oggi noi vediamo invece questo indurimento dei cuori, questa chiusura dei cuori, questa mentalità relativistica che è entrata anche dentro la Chiesa e che non accetta il mistero assoluto che si è compiuto in Cristo Gesù. Questo diventa pian piano un rinnegamento totale di tutta la fede e si giunge alla ottenebrazione totale della mente dell'uomo, e cioè all'apostasia. E l'uomo cammina come cieco che guida un altro cieco. E anche persone illuminate possono perdere la luce, possono perdere la grazia, possono perdere la fede. Purtroppo la regina della pace di Anguera ha detto: molti ferventi nella fede la perderanno. Molti ferventi nella fede la perderanno. Chi è in piedi, dice San Paolo, stia attento a non cadere, perché se cade non sa se riuscirà a rialzarsi. Non è dunque alternativo a Cristo, né riempie una specie di vuoto, come talvolta si ipotizza esserci tra Cristo e il Logos. Quanto lo Spirito opera nel cuore degli uomini e nella storia dei popoli, nelle culture e nelle religioni, assume un ruolo di preparazione evangelica e non può non avere riferimento a Cristo, Verbo fatto carne per l'azione dello Spirito, per operare Lui, l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale. Non possiamo fare a meno di Gesù. Gesù stesso ha detto: senza di me non potete far nulla. E lo Spirito Santo non può agire mai al di fuori del mistero di Cristo, perché è proprio Cristo e il Padre che lo danno all'umanità, e agiscono in perfetta consonanza e comunione, in perfetta armonia e nella luce della verità, che è tutta la Santissima Trinità. Quindi non ci può essere nessuna disarmonia nella volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nessuna dissonanza nella comunione di amore della Santissima Trinità. Nessun litigio tra coloro che si amano eternamente. In conclusione, l'azione dello Spirito
non si pone al di fuori o accanto a quella di Cristo. Si tratta di una sola economia salvifica di Dio, uno e trino, realizzata nel mistero dell'incarnazione, morte e risurrezione del Figlio di Dio, attuata con la cooperazione dello Spirito Santo ed estesa nella sua portata salvifica all'intera umanità e all'universo. Gli uomini non possono entrare in comunione con Dio se non per mezzo di Cristo sotto l'azione dello Spirito. Ecco, carissimi, capite? Oggi si sta perdendo questa fede nell'unicità salvifica del cuore divino di Cristo, sacrificato per amore di noi, datore dello Spirito nella volontà del Padre Celeste. E nella mediazione unica e universale della Chiesa Cattolica, rispetto a tutte le culture e religioni. Bene, adesso vorrei leggere alcune delle vostre domande. Siamo circa 50 minuti dall'inizio della diretta, quindi altri 10 minuti e poi concludiamo con una preghiera e una benedizione. Cerco di leggere qualche domanda. Ricordate che noi siamo solo poveri strumenti. Quando abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, dobbiamo dire siamo servi inutili. Niente di più. A Gesù e Maria tutta la gloria. Rosanna Villa dice: Don Pietro, ma i musulmani, i buddisti e tutte le altre religioni, che fine faranno le loro anime se non hanno mai conosciuto il vero Dio? Tutti, carissima Rosanna, dovranno conoscere Cristo come loro Salvatore e quindi anche all'ultimo istante della loro esistenza Gesù si rivelerà a loro, poiché la via ordinaria di salvezza è quella del battesimo, della fede esplicita e della Chiesa, ma le vie misteriose di Dio sono molte di più, perché oggi gli uomini sulla Terra sono circa 7 miliardi, di cui 1 miliardo e 200-300 milioni di cattolici, 500 milioni, 400 più o meno di ortodossi e altrettanti di protestanti. Quindi circa 2 miliardi di persone sono cristiani, anche se in una gradualità diversa, e 5 miliardi non sono cristiani. Allora cosa faranno tutte queste anime? Si perderanno? I buddisti si perderanno tutti? I musulmani si perderanno tutti? Gli animisti? Gli induisti? No, perché Dio si rivelerà ad essi nell'ultimo istante e ogni uomo che avrà vissuto secondo la sua coscienza, cioè secondo i dettami della legge naturale, che poi sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono la legge morale naturale. Coloro che avranno vissuto secondo la legge morale naturale e che non saranno andati contro la loro coscienza, incontrando Cristo nell'ultimo istante della vita, si salveranno. Ci sarà la cosiddetta grazia mortis, è la grazia che Dio dà nell'ultimo istante della morte. Anche loro dovranno ricevere un battesimo. Non sarà il battesimo dell'acqua, ma sarà direttamente il battesimo dello Spirito Santo. Anche loro dovranno partecipare del mistero della Chiesa, dovranno essere innestati alla Chiesa Cattolica, anche se l'ultimo istante, perché extra ecclesia nulla salus, al di fuori della Chiesa non c'è salvezza, e anche senza il battesimo non c'è salvezza, perché il battesimo comunica lo Spirito Santo, ma non parliamo solo del battesimo esplicito, quello che si riceve per mezzo dell'acqua, ma un battesimo che darà Dio stesso a coloro che nell'ultimo istante si convertiranno e accetteranno Gesù Cristo come loro unico Salvatore e accetteranno il suo sacrificio di amore per la cancellazione dei peccati e per la salvezza della loro anima. Tant'è che Gloria Polo dice questo nella sua testimonianza, cioè che ogni uomo che non ha conosciuto Cristo in questo mondo, alla fine della vita sarà visitato da Gesù, il quale porterà la sua anima dove si celebra una santa messa, e lì quell'anima vedrà il mistero di salvezza che avviene realmente nella messa, cioè
Gesù che si sacrifica come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e dirà a quell'anima: io sono il tuo Signore, mi accogli? Se quell'anima lo accoglierà e si aprirà al mistero della fede in Gesù, si salverà. Se lo rifiuterà, si dannerà. Sì, anche un'altra persona parla della possibilità di salvezza al di fuori della Chiesa. Sì, c'è possibilità di salvezza al di fuori della Chiesa, ma anche per i bambini nati da coppie cattoliche o da cristiani che non sono stati battezzati, c'è la possibilità della salvezza. Adriano Dolce dice: ogni uomo deve sentirsi amato da Dio. Lei diceva: ma questa è un'esperienza che si fa attraverso lo Spirito Santo. Il sentirsi amati, come si fa questa esperienza? È iniziativa dell'uomo o di Dio? Diciamo che l'iniziativa, carissima Adriana, è di Dio, ma che deve essere accolta dall'uomo. Tant'è che San Giovanni dice nella sua prima lettera: non siamo stati noi ad amare per primi Dio, ma Dio ci ha amati per primi. Quindi Dio ci ha amati fin dall'eternità, però poi quando si rivela vuole che noi lo riamiamo, lo ricambiamo. Come possiamo fare per amare Dio? Non è possibile amare Dio se non lo si conosce. E il problema serio è questo, che oggi non si conosce Cristo, non si conosce il Padre, non si conosce lo Spirito Santo, non si conosce il mistero di amore che è racchiuso nel sacrificio di Gesù, e quindi non si ama Dio. Poi Satana è riuscito a fare una grande opera di mistificazione riguardo all'amore. Ha fatto credere che l'amore si identifichi unicamente con la ricerca del piacere e del divertimento. Non è quello l'amore. L'amore è il dono di una vita che si sacrifica per l'altro, per il bene dell'altro, per la salvezza dell'altro. Nessuno ha un amore più grande di questo, di chi dà la vita per i propri amici, dice Gesù. Voi siete miei amici. Allora noi dobbiamo scoprire questa amicizia di Cristo e questo amore che Gesù ha per noi. Ma lo possiamo fare come? Se non attraverso la conoscenza di Gesù che noi abbiamo attraverso il Vangelo? Cioè se noi leggiamo il Vangelo, lo meditiamo, lo Spirito Santo ci illumina, ci fa sentire nel cuore l'amore di Dio. E poi ci nutriamo del corpo e del sangue di Cristo. E lì diventa un'estasi di amore spirituale. E quindi sentiamo che Dio in Cristo Gesù, nella potenza dello Spirito, viene ad abitare nel nostro cuore. E proviamo una pace profonda. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. E questo senso di pace diventa per noi poi una grande gratitudine che proviamo nel cuore verso Dio, che ci conduce sempre più ad amare Lui stesso e ad amare il prossimo. E corrisponde Orazio Di Lauro: con la nostra testimonianza, sorella, poi la fede è un dono e bisogna saperlo coltivare e farlo crescere. Una volta avuto, tenerla stretta in questo mare procelloso è veramente difficile. Ecco, carissimo Orazio, mi vengono in mente le parole di San Carlo Borromeo, il quale diceva: se una scintilla del divino amore è stata posta nel tuo cuore, chiudi le porte, chiudi le finestre, non farla andare via, anzi alimentala dentro di te. Ecco, quando Gesù accende una fiammella nel nostro cuore, noi dobbiamo alimentare questa fiammella. Come? Con la preghiera, con la meditazione della sua parola, accostandoci con il massimo rispetto, con il massimo amore ai santi sacramenti, purificando il nostro cuore con delle sante confessioni fatte veramente bene, allontanando da noi i peccati nell'osservanza dei comandamenti di Dio. Allora sì che cresceremo nell'amore di Dio, perché se abbiamo il cuore impuro, il cuore sporco dal peccato, come possiamo noi conoscere Dio? Come possiamo amare Dio? Come possiamo vedere Dio?
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Oggi si pensa che si possa conoscere, amare, vedere Dio senza avere il cuore purificato, vivendo nel peccato mortale. Falso, un grande inganno, perché il peccato impedisce la conoscenza di Dio se questo peccato non lo si vuole lasciare. Chi è legato al peccato è legato a Satana, perché il peccato è la catena con cui Satana ci tiene schiavi. Invece chi si libera del peccato si lega a Cristo per mezzo del suo puro amore, ed è possibile soltanto purificando il cuore, con una santa confessione, osservando i comandamenti, nutrendosi del corpo e del sangue di Cristo e contemplando e meditando la sua santa parola nel Vangelo. Bene, carissimi, abbiamo concluso la nostra ora, facciamo adesso un momento di preghiera e poi vi do la santa benedizione. Anche se poca, la preghiera però deve essere sempre fatta con la massima attenzione e con la massima intensità, a iniziare già dal segno della croce che ci mette alla presenza della Santissima Trinità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu col divin potere incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Santi angeli, tutti di Dio, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, vi libera ogni male, maleficio, maledizione, sortilegio, incantesimo, fattura, legatura, stregoneria, invidia, gelosia, odio, rancore, malocchio, ogni forma di male occulto dalle conseguenze delle messe nere. Vi dia pace, serenità, salute, prosperità, comunione e fedeltà coniugale e fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia giungere alla gioia eterna nel paradiso, insieme con tutti i vostri cari. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio, estendo la benedizione anche a coloro che l'ascolteranno in seguito.